Sono l'elefante e non ci passo, mi trascino lento il peso addosso. Vivo la vergogna e mangio da solo e non sai che dolore sognare. Nei suoi sogni Costanza è una farfalla che si libera tra i fiori e vola in alto nel cielo azzurro. Altre volte prende le sembianze di un'attrice famosa, bella e sensuale che fa girare la testa a uomini e crepare di invidia le donne. Ogni notte Costanza interpreta un ruolo diverso, eppure solo nei sogni può essere davvero se stessa. Dormire è infatti una delle cose che ama fare di più. L'altra è mangiare. E si vede, una cascata di riccioli bruni e occhi verdi, Costanza è bellissima, malgrado sia prigioniera di un corpo che la tormenta, la fa piangere di dolore e di ribrezzo. Costanza è una donna obesa, secondo la medicina, grassa, cicciona, scrofa, ammasso di lardo per la società cosiddetta civile. Costanza ha 42 anni, ha cominciato a ingrassare quando ne aveva 11. Infanzia e adolescenza, contrassegnati dalla sofferenza e dalle botte di suo padre, che una volta l'ha anche spedita in ospedale. Il peso oscilla su e giù, anche con l'aiuto delle anfetamine che le tolgono la fame e la illudono al ritorno alla magrezza. Ma proprio in quel periodo, dopo i vent'anni, si affaccia all'incubo della violenza, l'amico di famiglia, l'insospettabile buon padre che la mette incinta. L'ho portata avanti fino a 11 anni da sola, praticamente perché nessuno mai aveva accettato. Provo a inseguirti. Mia figlia che comunque sosteneva lei. Mia figlia che ha rinunciato anche a una scuola per starmi vicino. Lei che mi ha fatto da mamma, da sorella, da amica. E ancora oggi devo tanto a lei, anzi devo tutto. La figlia che nessuno voleva e che per lei è stata la sua unica ragione di vita. Poi il nuovo compagno, la nuova gravidanza, culminata con la nascita di un bambino che oggi ha otto anni. Il parto complicato, cui hanno fatto seguito interventi ma riusciti, le sono caduti tutti i denti, ferite mai guarite, il corpo che lievita fino a superare 200 kg e Costanza che muore giorno dopo giorno. So che all'improvviso cioè, mi sono trovata senza forza di, di lottare, era l'unica cosa che comunque mi rimaneva, non lo so. Cosa ha rappresentato per te il cibo a un certo momento della tua vita? Colmare dei voti che praticamente nessuno riusciva a colmarmi. Il cioccolato è l'unica sola cosa che mi appaga di più cioè praticamente è come se fosse una non lo so una medicina quando la mangio sto bene il laparocele è diventato enorme, le provoca dolori atroci e difficoltà nel camminare, nello stare in piedi, nel lavorare. La soluzione è un intervento che comprenda, però anche un intervento che l'aiuti a perdere peso. Il cibo e l'anestetico al dolore della vita, il rifugio da un'esistenza che non le ha dato niente. Praticamente con la parocele che mi ritrovo non riesco a camminare, non riesco a fare, riesco a fare nulla. Sono stata ricoverata anche a dicembre, sempre per una subocclusione. Cioè praticamente sono a rischio, a rischio comunque perenne, non posso assolutamente fare nulla. Parlo col dottore, con la dottoressa, con la dietista cioè io ho bisogno di essere aiutata, prego comunque almeno di togliere la parocele per poter camminare, per poter fare un po' di ginnastica, un po' di movimento, perché so che comunque con questo qua non vado da nessuna parte. Oggi chiedi aiuto? Certo, è l'unica speranza. Però prego e spero di averla quanto prima. Dentro di me, dentro di me, ho cuore. Ben ritrovate e ben ritrovati a Pixel. Questa copertina ci dà il senso alla puntata di questa sera. L'idea iniziale era quella di, di parlare di, eh, di, dell'arrivo dell'estate, della preoccupazione che tutti quanti noi inevitabilmente abbiamo di essere un pochino più larghetti di quello che dovremmo. E, e poi un po' alla volta si è pensato eh, a quali casi in realtà poi estremizzano questa sensazione fino a diventare dei disturbi se non addirittura dei casi patologici eh, per cui magari si vede una persona eh, che, che potremmo tranquillamente definire piacevole magari curvi come si porta oggi che invece si fa un grosso problema è arrivata l'estate non ci può andare la copertina realizzata da Matilde Andolfo con Pietro Villano che io ringrazio per il lavoro che ha fatto in tutto quest'anno per quanto riguarda le copertine che spesso spessissimo se non sempre sono state sue e che sono fatte in maniera secondo me perfetta per dare anche la sensazione di quello che vogliamo dire, ci riporta a un sorriso meditato, e cioè analizzeremo le cose che riguardano il nostro, senza perdere il nostro quotidiano, il nostro modo di essere, senza perdere di vista naturalmente il fatto che certe situazioni poi possono degenerare e diventare quello che abbiamo visto, quindi potenzialmente eh, preoccupanti, diciamo difficili e poi le definiremo anche complesse. dal punto di vista medico complesse. Eh, io non voglio, volevo evitare di, e non voglio utilizzare patologico perché sono proprio antipatico, però insomma complesso mi sembra perfetta. Lo facciamo questa sera con il presidente dell'associazione ONS, il dottor Giorgio Garofalo, che ringraziamo naturalmente per la sua presenza. Lo facciamo con Salvatore Seia, presidente di Fede Sociale. Buonasera. Grazie. Buonasera. Eh, con il professor Cristiano Giardiello che è responsabile OBIMED Pian Grande, e Pineta Grande è un centro di trattamento integrato dell'obesità. Grazie eh, dottor Giardiello. Buonasera. In realtà nel pre già ci stava dicendo cose molto interessanti, naturalmente con la dottoressa di Taschiano Di Cola, dietista specializzata in scienze della nutrizione umana. Buonasera. E lei qui è proprio fondamentale tra tutte queste storie, tra una cosa e l'altra, lei prova proprio a darci delle, delle indicazioni tra poco, è eh, anche in collegamento con Matilde Andolfo che va proprio al centro ONS, l'obesità, nutrizione e salute, e quindi va in realtà a visitare eh, come dire, casa del dottor Galofra. Allora inizio da lei. Eh, un centro eh, che si interessa di obesità, di nutrizione e salute. Abbiamo visto che si interessa anche di questi casi, che sono dei casi evidentemente limite. Eh, e allora davanti al suo osservatorio, no? quanti casi, eh, quanti casi si, si propongono che poi magari diventano così difficili, presumo, da accompagnare? E I casi che si propongono ne sono tanti, ma veramente tanti. Però eh, diciamo quello di Costanza. È quasi un caso limite, però ce ne stanno molti. E il problema reale è quello che purtroppo di... non dico della nostra zona: è che molti non possono permettersi ehm, di curarsi. Quindi diciamo, eh, nasce eh, questa associazione Onlus proprio affinché eh, venga data una mano a queste persone un supporto concreto cioè noi eh, oltre al, we al web usciamo fuori dal web nel senso che ecco per esempio come Costanza cerchiamo di dargli un supporto concreto eh, in che modo cioè eh, sia con eh, andandola a trovare eh, facendo un autoaiuto eh, dicendo Facendogli vedere che, per esempio, pure io, io sono eh, un paziente, per così dire. Io pesavo 210 kg, ne ho persi 110 kg. Quindi non faccio altro che dire come ce l'ho fatta io, ce Perfetto. la puoi fare anche tu. Perfetto. E il non isolare è, è importantissimo in tutte quante le condizioni. È evidente anche in queste. Purtro allora, purtroppo, prego, prego. diciamo, ehm, in questa società si tende a stigmatizzare. Eccomando. Quindi eh, il gruppo far parte di un gruppo, eh, loro si sentono liberi, non si sentono giudicati, non si sentono scherniti, non si sentono no. e per loro e poi hanno di fronte dei casi che si sono sì. evidentemente casi di vittoria, E di quindi, vittoria, quindi vittoria. dicono come Espetta. ce l'hanno fatta loro, ce la faccio pure io. Poi sui sistemi di questa vittoria, sulle strade che si devono percorrere per arrivare a vincere questa eh, battaglia personale e non solo, e eh, insomma ne parliamo questa sera certo. eh, insieme a tutti gli altri ospiti. Allora, dottoressa, eh, adesso lei mi devo le dare schiano di colla, dirò sempre così, ci tiene tanto. Quindi sarà una cosa un po molto lunga. Ogni volta che l'annuncio, me lo faccio con piacere. Eh, il caso di Costanza è un caso, lei stessa descrive limite nel quale lei trae giovamento anche psicologico dal mangiare, ci dice anche alcune cose, insomma, alcune, certo. quindi le descrive. Allora. Abbiamo parlato del primo osservatorio, lei naturalmente ne avrà un altro di fronte a lei, anche forse quotidiano, anche forse di persone appena appena un po' più, che invece vogliono magari perdere sti chili subito, presto, prestissimo. Nel caso specifico di Costanza, eh, eh, questo richiederebbe un insieme di interventi, non soltanto quello della nutrizionista. Ritengo, insomma, Sicuramente l'approccio all'obesità non può essere unifattoriale, non possiamo pensare all'obesità come una malattia... Semplice né da definire né tantomeno poi da approcciare. Quindi l'approccio dietistico è fondamentale sicuramente, ma non può essere univoco. Necessita sicuramente di un corollario di figure professionali che in comunione di intenti vanno a aiutare fino in fondo al 100%. Il paziente. Quindi intanto il primo intervento della ONLUS è sicuramente d'aiuto perché. Indubbiamente. normalizza. Noi, normalizza, infatti, sì. più o meno provo provocatoriamente, ma pensando soprattutto a me, che sono fiero della situazione, così com'è, scriviamo grasso e bello, falsi miti e pregiudizi. Poi, però, mi rendo pure conto che sarà pure bello, però ogni tanto una regolatina se la deve dare perché è chiaro che diciamo una certa lievitazione col passare degli anni uno se la può immaginare fai un'attività diversa una vita diversa puoi anche avere una certa tendenza però ti deve pure un attimino preservare perché poi arrivano altri guai allora lei in questo ritiene naturalmente con la sua attività in un contesto così ampio questa sera si, si inserisce perfettamente cioè lei di assolutamente considerate che una nostra visita dietistica include Passaggi diversi, sicuramente abbiamo la necessità di conoscere il paziente. Uno dei primi passaggi è capire la storia del peso del paziente, quindi nelle diverse anche fasce evolutive quello che è stato magari il peso minore raggiunto, al contrario quello maggiore raggiunto. Spesso una, uh, diciamo, un passaggio importante è capire i tentativi dietetici che i pazienti hanno effettuato e con sorriso ci rendiamo conto che veramente ne hanno. Provate di tutto. Noi siamo solamente l'ennesimo specialista al quale si rivolgono. È un po' l'ultima spiaggia. Quindi, come dire, uh, siamo Ed è lì come siamo ultimo lì. baluardo eh, un tentativo lì. ulteriore. Il dottor Giardino, io me la, la sto conservando per ultimo perché, proprio, secondo me, anche come devo dire, cronologicamente in questa cosa, lei la vedo l'ultimo diciamo, ad arrivare. Me, me ne vado prima da Salvatore Isaia che è il presidente di Fede Sociale. Allora, è eh, anche qui, poi oltretutto Isaia si occupa di persone di tutte quante le età, quando parliamo di Fede Sociale ci occupiamo veramente di persone di tutte quante le età, per cui abbiamo presumo cominciato che dagli abbiamo cominciato e... dagli anziani e stiamo, diciamo così, retrocedendo piano piano. -pian 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 -pian. È evidente che le questioni sono diverse, se partiamo dagli anziani un anziano besta sicuramente le problematiche diverse rispetto ad altri, eccetera. E anche qui il tipo di osservatorio di Fede Sociale. Allora, l'approccio, lo dicevamo prima di cominciare, eh, come diceva il dottore, noi affrontiamo il problema dall'alto, no? come fa la, la Onlus che si occupa chiaramente di, di pazienti che hanno già la difficoltà di dover perdere peso, il nostro compito sarebbe quello di arrivare prima, cioè cercare di, di prevenire il problema. E quindi l'approccio multidisciplinare, come diceva anche la collega prima, è quello di arrivare, cercare di arrivare da un punto di vista sociologico, un problema di massa, no? uh, a, a, a cercare di educare le persone, di, di, di non arrivare a quello che è successo prima alla, alla, alla persona che è stata intervistata. E per fare questo, abbiamo bisogno di, di, di una grande educazione. No? In questo momento, ehm, noi vediamo tra l'altro i dati ci dicono che la Campania è la prima regione con, con il numero di obesi. Alti d'Italia. Di, di, lo diciamo a De Luca che prepara subito uno studio diverso <ride> e ci ragioniamo sopra. E soprattutto è preoccupante l'obesità infantile. Quindi, allora, bisogna, bisogna veramente accelerare eh, no. i tempi, le istituzioni devono dare delle risposte. Tra l'altro, arriva... anche le famiglie, mi aggiungo. Eh, ma quando si arriva. Se, se pensa ai bambini, io sono proprio un pessimo esempio. No, nel senso che io mangio, è che io poi certe volte per ringraziarmi, per esempio mia figlia è una figlia giovanissima, molto piccola, e, e, e quella volta che esco la coccolo. Ma e con, se lei ma contenta qui... con. E Allora se quella le, le, le piace l'Epi 1000, io vado all'Epi 1000. Certamente non gliela porto una volta a settimana, ma una volta al mese ci vado. Però, però poi ho la sensazione qualche volta di dire eh, questa gratificazione è troppo legata la vita poi lei arriva là si prende i pupazzetto e mangia poco il che aiuta molto e alla lei, mia coscienza e lei già è un papà fortunato questo eh, fortunato Ma... sì perché è lei che mi regola insomma Però... il problema è che lei mangia poco io mangio pure il suo quello è il dramma i no? genitori dovrebbero invece dare sono diciamo, il, 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 il primo, <ride> diciamo la prima fase dove vengono educati i bambini per poi arrivare ad un'età più adulta eh, con un'educazione alimentare nella quale non, ci si poi, non si arrivi a quello che è arrivato la signora perché poi ci sono casi come il presidente che è riuscito a ritornare in se stesso, ma ci sono casi poi che si aggravano e poi vanno dal, dal professore che inevitabilmente. E io vado dal professore. Dovrà... Vado dal professore perché professore. Parliamo med, del, del, del centro trattamento integrato obesità. Eh, di cosa si occupa? Poi arriviamo alla sua attività specifica. Io faccio il chirurgo, io sono responsabile del dipartimento di chirurgia del presidio ospedaliero Pineta Grande. Nell'ambito del presidio ospedaliero noi abbiamo un centro per la gestione multidisciplinare di tutti i pazienti eh, che hanno un'obesità patologica, quindi l'obesità si calcola con un indice di massa corporea che è un rapporto tra il peso e l'altezza. Perché noi in realtà se parliamo, fino a quando parliamo di grasso è un, diciamo, è un termine abbastanza specifico, ma quando parliamo di obesità dobbiamo eh, assolutamente considerare che l'obesità non è semplicemente uno stato fisico, non è un modo di essere, ma è una malattia. E purtroppo è una malattia molto subbolla perché è una malattia cronica e ingravescente. E soprattutto con eh, alcune volte delle diete sbagliate, delle soluzioni anche alcune volte che vengono date con pillole varie e così via. Questo non fa altro che peggiorare nel corso degli anni e poi diventa una situazione veramente grave e ingestibile dal punto di vista del peso. Ma il problema non è soltanto il peso, il problema è che il peso a lungo andare rovina tutti gli organi e quindi si poi provoca una serie di patologie croniche concomitanti come problemi cardiovascolari, problemi respiratori, problemi anche articolari. In alcuni casi, eh, nelle giovani donne, può portare fino all'infertilità e tutte queste situazioni alla fine provocano una diminuzione della qualità e della quantità della vita. Molto, molto preciso e credo veramente chiarificatore questo, questo intervento. Tra qualche istante, perché vedo che già la telecamera inquadra eh, gli ospiti dell'ONS, quindi tra qualche secondo eh, saremo da Matilde Andolfo, appena la vediamo in postazione, sarà la stessa. A, a darci l'ok okay per l'inizio dei collegamenti. Eh, però resto un attimo dal, dal dottor Giadello: eh, lei è chirurgo, è, è inutile nasconderci, io non lo faccio mai prima dell'inizio dei programmi perché me le voglio far venire in onda queste cose. Però ci è scappato. Abbiamo fatto una chiacchiera pensando a un programma nel quale poi il chirurgo interviene, è eh, un, un, un programma internazionale nel quale il chirurgo poi interviene e, e l'intervento chirurgico avviene eh, in un certo contesto, ad un certo punto. Del comportamento della, della persona, no? per cui per, per capirci, eh, se io sono uno che mangia e, e, e cambia taglia gradualmente la vita e, e lievita, 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 lei giustamente mi guarda negli occhi e dice io che intervengo a fare, tanto continuerai a, a, a lievitare anche in seguito, eh, e, e quindi anche l'intervento del chirurgo è a seguito di una serie di interventi che riguardano anche la, la, la fase comportamentale delle persone? Assolutamente. L'approccio eh, è fondamentale, è l'approccio multidisciplinare, come diceva anche la dottoressa. Il ruolo della dietista, il ruolo della psicologa, che sono le prime persone che il paziente vede eh, diciamo in, un, in un inquadramento generale, sono fondamentali. Il paziente deve sapere che anche se ha un'obesità così grave che necessita di un intervento chirurgico, l'intervento chirurgico da solo è soltanto uno step in un percorso che prima. Durante e dopo il paziente dovrà fare perché noi con l'intervento chirurgico non guariamo dalla malattia. Noi, dopo l'intervento chirurgico, leviamo il peso che è diciamo, la conseguenza del, della, della malattia che si ha di questa obesità, di questa tendenza sia per motivi alimentari che per motivi psicologici a aumentare di peso. Per cui è chiaro che ci deve essere una rieducazione totale del paziente e, grazie all'intervento, si riesce soltanto a evitare le gravi conseguenze. Che l'enorme aumento di peso può portare al paziente. Dottoressa eh, Schiano Di Cola, allora, io ho una certa età e ai miei tempi, ai tempi della mia mamma addirittura, in realtà, c'era una serie di riviste ormai totalmente, eh, totalmente eh, sostituite dal web, è cambiato poco. Una volta c'erano alcune pagine, adesso c'è il web, tu scorri, hai. Un, ti appaiono una serie di diete di consigli una volta giravo le pagine e ti apparivano una serie di diete di consigli, di consigli. ma dite guarda noi aspettiamo un tuo cenno, e eh, spero che mi stia ascoltando chiedo anche alla regia eh, perché eh, la vedo Pronta per il collegamento, ma non la vedo ancora in quadro. Appena Matilde ci fa ci darà il eh, eh, segno, ci tengo a sentire anche altre esperienze, naturalmente, perché questo programma vi viene di questo, se no noi ci parliamo addosso, ma invece lì abbiamo veramente la rappresentazione di vittorie, di sofferenze, di problemi, di gioie e anche di aspettative, di speranza. Insomma, quindi ci guardiamo noi, ma guardiamo soprattutto eh, chi anche con. Una bella dose di coraggio in realtà si sta proponendo no? per, per, per raccontare la sua, la sua esperienza. Però allora io dicevo, digiavo, sfogliavo e c'era una dieta per tutti. La dieta di questo, la dieta di quell'altro, ma ancora oggi sul web vai, dico cioè, allora voglio fare questo, voglio fare quello, voglio fare quell'altro. La domanda è banale: ma se io mi metto a seguire di queste diete, poi alla fine qualcosa ottengo? Ovviamente non sempre, non, però potrebbe anche accadere. Ma dipende, eh. dipende perché almeno si spera che le diete uh, riscontrate un po' tra il web e uh, diciamo in giro siano comunque strutturate da uno specialista, ah, ma ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha delle esigenze, ha dei parametri, <coughs> ha delle patologie, quindi è necessario che sia personalizzato. Evidente. Allora, adesso ce l'abbiamo il collegamento, andiamo a vedere cosa accade all'ONS. Matilde, buonasera, attendevamo ovviamente il tuo cenno. Ci siamo, abbiamo già fatto una rischietta chiacchierata, ci siamo già presentati, abbiamo visto la copertina, non so se hai avuto modo di vederla anche tu. Complimenti, ovviamente. E, e stavamo proprio dicendo questo, che tu questa sera incontri delle persone che hanno il coraggio, la voglia di raccontare la loro esperienza, di proporre eh, eh, lo stadio della loro lotta, della loro vittoria, della loro aspettativa eh, e quindi per noi è fondamentale come sempre il tuo collegamento. Sì, buonasera Salvatore, buonasera naturalmente ai tuoi ospiti, ai nostri telespettatori eh, che ci seguono da mesi ormai. Sì, eh, come dicevi giustamente, eh, qui eh, in presso la sede dell'associazione ONS abbiamo proprio eh, le, le facce, le persone che ci hanno voluto mettere la faccia per raccontarsi questa sera. Persone che stanno seguendo un loro percorso importante, importantissimo per uscire da quella che è una vera e propria dipendenza, la dipendenza da cibo. Racconteremo le storie, racconteremo le storie di chi eh, ce l'ha qua. Fatta, che ha raggiunto il traguardo, vi racconteremo anche dei, dei, dei veri e propri miracoli che naturalmente partono da, da se stessi e poi le persone che invece a breve intraprenderanno il percorso anche chirurgico. Quindi ti restituisco la linea e poi subito dopo cominciamo, cominciamo a raccontarvi le storie. Ma guarda, torniamo subito: mi tolgo lo stizio di fare una domanda a, ad altri due interlocutori che abbiamo qua. Inizio dai segni: dall'autorità, senta ma, come per il fumo, no? Eh, eh, dice, ma io smetto quando voglio. <ride> Dal suo punto di vista, dalla sua esperienza, uno dice: Vabbè, io mo sto un po' esagerando, ma poi smetto quando voglio. Lei la, lo, lo incrocia questo tipo di atteggiamento. Eh, questo poi è un problema di carattere sociologico. Eh. No? Cioè, nel senso che quando ehm, tra l'altro nelle grosse obesità, quando si, si fanno questi, questo, questo effetto poi da un punto di vista medico sono loro gli esperti: cioè salgo e scendo, salgo e scendo, si innesca quel meccanismo di dire, ma io scendo quando voglio. Come no? E questo chiaramente, a parte tutti i problemi di carattere... Eh, clinico perché chiaramente scendere e salire non è, non è... Ma, ma può succedere che uno scende quando ma vuole alla fine in realtà uno scende spesso. quando vuole non è che eh, scende perché all'inizio eh. poi non è, non è più così perfetto. e cioè poi soprattutto un... ogni volta che si scende si scende di meno e ogni volta che si sale si, si sale, sale di più, più. Ah, l'effetto si chiama carino. un effetto yo ah, è, e quindi eh. si ha poi alla fine e chiaramente... qui però noi abbiamo, abbiamo una persona che ci dimostra e ci dimostra che invece altro che io yo sì, sì, arriviamo, arriviamo subito al, al collegamento. Eh, 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 lei, insomma, è sceso di 100 kg? 110 kg. 110 kg, altro che Gioio. Gioio, eh, niente. Quindi lei è sceso quando ha voluto? Io ho fatto l'intervento. Ma prima ha voluto, perché altrimenti non glielo faceva. Allora, eh, diciamo che il mio è un caso un po' particolare, eh. quindi... Eh... Io... Io inizio da lei, poi ci colleghiamo sì. col, col centro, però insomma, se non inizio da lei nella descrizione è, è, è come se saltasse una parte della scaletta, perché insomma, lei mi dice che ha fatto questa battaglia, sta vittoria. Eh. Secondo me. Quindi diciamo, per questo nasce la Onlus, cioè, perché bisogna dare la giusta informazione, le giuste eh, diciamo, eh, dritte per quando uno intraprende questo percorso, perché non è... Diciamo, non è semplice perché si va incontro noi diciamo, alla rinascita, però più che rinascita si va, eh, cioè, ci viene data una seconda opportunità. Quindi mo come, come la sfrutti questa seconda opportunità? Ecco, se noi seguiamo bene i consigli che ci danno dall'inizio i professionisti, se ti affidi a un'equipe multifattoriale e cioè... multidisciplinare, allora il tuo percorso riesce bene. Però eh, è, importa cioè, è importante, ecco, a chi ti affidi? Questo è il provvedente Providente, giusto, mi piace molto anche perché poi leggevo, no? io ho detto Ons sbagliando, ONS, lei mi oh, deve io. correggere, eh, per fare una figuraccia, io dico Ons, Matilde giustamente che è lì ONS è quel non lucrativa che mi piace molto, sai perché? Ma che uno non debba guadagnare di queste cose, Sabe perché per carità, il lavoro è il lavoro, però il fatto è che ci si associ, e quindi tra persone che hanno evidentemente sì. lo stesso scopo, sì. e lì nessuno di queste guadagni, ma che insieme creino rete... È una cosa molto bella. Noi da premettere ne che nei weekend, eh, c'è cioè sabato e domenica, andiamo da quelli che sono operati, andiamo a trovarli nelle varie strutture Bene. per dire: ce l'avete fatta, vedete noi, diventerete come noi. Fatilde, sto tornando da te. Faccio prima una domanda al presidente e poi arrivo subito da te, ma lei. Qualcosa di quell'epoca di abiti se l'è conservata se la tiene lì ogni tanto sì, se ce la lo, guarda. ce l'ho a casa lo faccio vedere eh? ieri a Matilde. Ah, sì, quindi c'è cioè una sposa se, di. E se mia moglie lo prende e lo fa vedere. Ah, sì, quindi una specie di Coppa del Mondo. Cioè, diceva, eh, ho quello vinto! Eh, quello... All'inverso ovviamente è come se uno dice. Dalla dimostrazione: 84 calibrata. 84 calibrata. La cintura a due metri: Santa polenta. Eh, 84 calibrata complimenti. Grazie. Matilde, partiamo da questo esempio del presidente che. che eh, così con, eh, con spontaneità dimostro umanità straordinaria e torniamo a, a guardare, eh, i tanti, non mi piace dire caso, le tante esperienze che tu ci puoi dimostrare. Ah, eccola qua, questa è la 80, 84, 84 calibrata. Nadine, 84 quante volte ci vai? Hai detto, faccela vedere l'84 calibrata. Ecco, bene o male. Beh, straordinario. Ah, è straordinario, è davvero. È davvero un risultato strepitoso, straordinario. Ma poi voglio anche farvi vedere la cinta, la cintura, eh. che è un cimelio, guardate. Questa è assolutamente fatta su misura, ovviamente. Assolutamente fatta su misura, ovviamente. Allora, complimenti. complimenti al presidente beh, che è qui, allora, e, e naturalmente adesso tocca a te, Matilde, abbiamo la certamente la un la po' la di amici da presentare. Sì, cominciamo allora a raccontarvi la storia di Carlo. Ecco se Peppe Trapolino, che è qui con me, ci vuole eh, far vedere la foto, quel ecco, particolare di Carlo, che partiva da un peso di quasi 290 kg, per esattezza 284. Questo è Carlo due anni fa. Carlo oggi ha 29 anni ed è qui con noi per raccontare la sua storia una storia di sacrifici ma una storia bellissima alla fine perché hai trovato nell'associazione un punto di conforto ma hai trovato anche tanti professionisti che ti hanno aiutato quindi la tua storia comincia due anni fa quando hai deciso di dimagrire Sì, allora, buonasera allora la, la mia storia è cominciata due anni fa sono andata dal professor Giardiello e la dottoressa Schiano e mi hanno fatto fare un percorso di diciamo per l'obesità sono stato due mesi in un centro di riabilizzazione. Eh, niente, dopo due mesi, diciamo, con un poco di sacrificio, sono riuscita a perdere prima un poco di peso prima di fare l'operazione, e poi, poi sono riuscita a novembre sono riuscito a fare l'operazione. e Per adesso ho perso quasi 170 kg. Carlo ha perso 170 kg, ma per arrivare a pesare quasi 290 kg, ecco, ce n'è voluto. A volte uno si chiede, ma è possibile, Carlo, arrivare senza rendersene conto a pesare così tanto? Perché si arriva a mettere così tanto peso? E si arriva perché non lo so, il timore di vita, queste cose qua, eh, diciamo, uno mangiando sempre prendendo peso, eh, riesce sempre a mangiare non eh, non si accorge della situazione, diciamo, però con un aiuto chirurgico, e un, un aiuto psicologo, un aiuto dietologo si può andare avanti e curarsi da questo male. È detto da questo male? Perché l'obesità è un male? È un male, sì. L'obesità è un, una malattia grave che va curata. Tu fino a 18 anni, lo dicevamo prima del collegamento, eri, una, eri un ragazzo normale, magro. Meno, a 18 anni ero 130 kg, non è che ero... Poi man mano ho preso peso. Cosa è che avevi bisogno di mangiare di tutto di più? Sì, sì, eh, la fame c'era e mangiavo, pure dopo mangiato, andavo a mangiare un altro panino, qualche altra cosa e mangiavo comunque di continuo prima di fare l'operazione. Racconti ai nostri telespettatori la tua giornata tipo da ex obeso, cosa, cosa ingurgitavi? Da ex obeso diciamo... Ti svegliavi la mattina? Sì, la mattina mangiavo diciamo, la colazione il cornetto, queste cose qua, verso le 10 un panino, poi l'orario di pranzo mangiavo pure due piatti di pasta, un secondo, poi il pomeriggio mi continuavo a mangiare e vai dicendo poi dipendeva dalla giornata. Una fame e soprattutto un buttare giù senza controllo. Carlo, poi eh, è successo un, un qualcosa nella tua vita? Innanzitutto, vabbè, le tue bellissime figlie, le tre figlie, qualcosa che insomma, ha fatto scattare in te la molla per il cambiamento? Sì, la molla perché diciamo, essendo 284 kg, tu quando andavi in un centro commerciale, andavi da, da qualche parte, diciamo, la gente ti, ti giudicava, ti offendeva, queste cose qua pure quando accompagnavo le bambine a scuola, diciamo, era brutto questa situazione così, ho preso la decisione, che ho avuto un grande aiuto dal professor e dalla dottoressa Schiano che mi hanno, preso, eh, mi hanno indirizzato verso la, il percorso giusto da fare e grazie a loro ci sono riuscito, diciamo, sto quasi riuscendo a finire il mio percorso. Ci sono domande da studio? Beh, lui dice quasi, ma da da, 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 dall'immagine che ci arriva, se vogliamo dire quasi, noi diciamo quasi perché magari ormai ci ha provato gusto e vuole sfilare, ma ci sembra eh, assolutamente una, una, un, diciamo così, un fisico gradevole, complimentissimi anche, anche a Carlo. Perché quasi, deve ancora, gli hanno detto che deve perdere ancora qualche chilo o deve solo stare attento? insomma. Eh? No, no, devo perdere ancora e devo fare anche varie operazioni come diciamo la domoplastica e altre operazioni ancora. Il problema di questo percorso lo vedremo anche con le prossime pazienti che racconteranno la loro storia, anche il dopo. È un certo. percorso perché non si, non si finisce con la dieta ma continua anche attraverso interventi perché poi c'è anche un problema, lo diranno poi in studio anche eh, i professori certo. di, di pelle in eccesso quindi un problema di tornare certo. anche allo status quo per anche quanto possibile certo, quindi certo. ad accettarsi ma anche a volersi certo. bene attraverso una figura gradevole Assolutamente, assolutamente Brava, bravissima, bravissima, hai sottolineato un punto importante perché in realtà il sacrificio in questo caso, si tratta di una lotta, un sacrificio, una battaglia alla fine... E certo, se poi non viene no. gratificato anche entro... da una, una, una gradevolezza, oh, oh, perché ti resta della pelle appesa addosso, e allora effettivamente il problema diventa anche psicologico. Chi me l'ha fatto fare? No, entro in difesa di Carlo perché continua a dire quella frase. Cioè, dopo, eh, sì è vero, si toglie da addosso 170 kg, però eh, è come un palloncino che si sgonfia. Eh, mi rendo conto, mi rendo conto. Eh, non, non ti vedi bene, cioè un problema, dopo ce n'è un altro. Guardate, adesso noi andremo in pubblicità da qualche minuto, abbiamo ancora tempo di fare un passaggio da noi, però eh, in realtà, in realtà io, anche io conosco dei centri eh, assolutamente eh, raccomandabili, nel senso che seguono le persone che decidono di fare una dieta con grande attenzione, le seguono prima, le seguono dopo, sono di sostegno durante. Eh, anche di persone che non hanno per fortuna la necessità di un intervento chirurgico e quindi in maniera come dire, dico, eh, semplice possono perdere la loro decina di chili. Ma anche perdere 10 chili poi e, e mantenere questi 10 chili che hai perso richiede un'attenzione eh, un e, e, e un'attenzione anche da parte di chi ti ha suggerito. La dottoressa diceva esattamente prima, io posso andare sulla rivista, mi faccio questa bella dietina Magari mi va pure bene perché ti dicono pure che falla per 10-12 giorni, ottengo un risultato e poi dopo dico: vabbè, tutto a posto. E se non scatta quella molla, io riparto di slancio. e l'effetto yo-yo del quale stavamo parlando prima: è un effetto che può diventare addirittura catastrofico, ci va ben molto bene, e allora si parte, no? serve, eh, me la faccio sta magnatella, e, e poi si riparte di slancio. Quindi la necessità, l'importanza di seguire chi decide di dimagrire, poi ovviamente in questo caso ancora di più. Provenendo da una situazione indubbiamente eh, molto difficile, stiamo parlando della differenza tra una persona che deve perdere per motivi di gradevolezza qualche chilo, a chi invece li deve perdere per motivi proprio di salute, anche i 10 chili fanno salute, ma in questo caso è una condizione quasi estrema insomma, perché è evidente patologia che grave. è patologia grave. Ecco, va va eh, sottolineata questa cosa, quindi seguire, avere la possibilità di seguire. A volte forse anche inseguire, perché questo poi magari non chiama più. C'è un modo, poi c è, c è, c è, ci si rivolge all'ONLUS, scommetto che loro dopo vanno di persona. Ma se poi non c'è l'ONLUS che l'ha presentato, che si fa? Bisogna capire sicuramente, bisogna a volte capire anche il motivo. Dietro l'alimentazione, in effetti, non c'è sempre solamente il bisogno fisiologico di fame, a volte c'è tutto un mondo ovviamente da indagare. Spesso la sola dieta potrebbe non essere. Diciamo sufficiente anche poi a mantenere, non solo a raggiungere quelli che sono dei risultati eh, sperati, quindi non solo seguire, inseguire quello che è uno stile di vita sano, ma trovare poi anche eh, le armi per mantenerlo e per soprattutto consolidarlo giorno dopo giorno. Infatti, titoliamo qui alle spalle Il fallimento delle diete, cioè l'effetto yo-yo, perché la dieta funziona. Ti porta ad avere una bella immagine a un certo punto, tu hai fatto i tuoi 20 giorni di dieta, hai perso i chili che ti, che ti eri eh, prefissato, eh, prefissato di, di raggiungere, e poi oh, eh, poi ce l'ho fatta, sono buono. Magari... Poi ci sono anche i periodi. Poi vengo da Isaia, che è un esperto in questo senso, anche perché eh, peraltro abbiamo pranzato un paio di volte insieme. Lui è bravo quando mangia, <ride> è uno che, che ti impone anche una certa. Ti guarda ogni tanto. <ride> E, 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 allora l'effetto yo yo no? ne stavamo parlando prima, lei ha introdotto questo argomento che è importantissimo. E, e, ci sono particolari periodi dell'anno, si, si dimagrisce qualche volta, parliamo non dei casi estremi, perché arrivano le vacanze, parliamo sia di uomini che di donne. Uno pensa che questo sia un argomento prettamente femminile, ma non è vero. No, proprio non è vero. Forse numericamente, ma neanche probabilmente. È vero che ci sono periodi dell'anno nei quali uno poi si rilassa e riparte come se sì. proprio... Sicuramente... Cioè, eh, che ehm... Diciamo che il, 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 per chi deve perdere pochi chili, eh, prima dell'estate sicuramente è un problema diciamo, molto importante che si cerca di affrontare e di risolvere rapidamente, così come certe volte... Noi vediamo delle pazienti che vengono da noi e dicono: Sa dottore, io mi devo sposare, quindi devo fare una bella figura, mi devo mettere un bell'abito e fare delle belle foto. Questo è un matrimonio importante. È eh, molto meglio dell'estate. Il matrimonio è, è addirittura. Sì, è, è, è peggio dell'estate. È uno step incredibile. Mentre paradossalmente per l'obeso grave, che già di per sé non si espone, va poco in giro e soprattutto non va al mare perché ha vergogna di farsi vedere, essere giudicato, eh, e, e chiaramente è un periodo dove invece si dimentica completamente di voler fare qualsiasi cosa, però poi subito dopo l'estate decide che è venuto il momento di affrontare il problema. La stessa cosa prima di Natale, dopo Natale invece per noi... Ci sono dei periodi maledetti, allora Prima di Natale noi dimentichiamo diciamo, solitamente qualsiasi tipo di dieta perché diciamo vabbè, poi ci pensiamo dopo, poi dopo Natale abbiamo quello scrupolo di coscienza di, di voler assolutamente perdere quei chili. E purtroppo con l'effetto yo-yo, come le dicevo prima, certe volte è, è molto complesso perdere anche pochi chili se si sono fatte diete sbagliate, se si sono fatte diete drastiche. La dieta non deve essere qualcosa che fa perdere 10 chili in 10 giorni, perché quella è la maniera migliore per rovinare il proprio metabolismo e avere più problemi dopo per poi perdere peso. Perfetto. Matilde, torno da te tra due minuti, perché abbiamo sto poco di pubblicità. Altrimenti facciamo dieta da questo punto di vista e non va bene, naturalmente, per l'emittente che si deve sostenere. Ma vi posso assicurare che è uno stacco pubblicitario che è il giusto contenuto calorico. Perché una cosa di due o tre minuti, non di più.